avrete capito stasera, una bella lasagna, ma per meritarcela una bella corsetta. Let's go! Bella corsetta, distrutto ma rigenerato. Ora doccia, mi vesto e andiamo a farci un giro. Tra le abitudini che ho, quella di allenarmi è sicuramente una di quelle che mi dà maggior gratificazione. Mi trasforma proprio a livello di testa ed è davvero una cosa importantissima per me. E sento proprio la differenza a livello di testa e di corpo tra le giornate in cui riesco ad allenarmi e quelle in cui non lo faccio. Ciao Ia. Ciao Cri. Com'è? Alla grande, te? Bene, bene, tutto a posto. Ieri è uno dei ragazzi che aiuto con i miei video e proprio ieri sera abbiamo registrato. Com'è andata? Bene, bene, abbiamo fatti 4, ora mi ricordo, 4. Si può dire che ci siamo anche divertiti? Sì, forse è troppo, forse è troppo. Dai, alla grande, ciao. Ciao, Chris, stai bene. Ciao. Ciao. Vorrei cercare un posto dove mangiare un boccone, perché quello che mi ha consigliato mia moglie, che è quello dove va lei spesso a lavorare, oggi, ahimè, è chiuso. Poi, approfittando della bella giornata, resterei fuori per mandare 2 mail su un progetto a cui sto lavorando, che per adesso è ancora in fase embrionale, quindi lo tengo un po' top secret, ma avremo comunque sia modo di parlarne qui sul canale, perché è davvero una figata. E a proposito di progetti, abitudini e ste robe qui, se fai un minimo di ricerca in giro e chiedi sul perché le persone falliscono, specie sulle abitudini, sentirai quasi sempre le solite cose: motivazione e procrastinazione. Oppure ti dicono banalmente che non hanno tempo per fare quello che vorrebbero. Che poi secondo me la motivazione è anche sopravvalutata, perché arriva un momento nel tuo percorso in cui la motivazione ti abbandona. È in quel momento che devi aver costruito le abitudini e la disciplina che in loop creano ed alimentano la motivazione che ti manca. Comunque, primi di aprile c'è già la gente al mare, tanta roba Genova, ragazzi. Però sulla motivazione abbiamo ancora un sacco di cose da dire, ma prima torno a casa perché fuori fa davvero un caldo esagerato e non si può più stare. Innanzitutto unboxing veloce perché mi è arrivato un pacco e volevo aprirlo con voi. Sempre per la serie meme un'altra lampadina, ma questa volta dovrebbero essere quelle LED colorate che vanno praticamente sul lampadario, perché mi si era rotta e non fa più la luce fredda. Perché il problema di questa luce è che al momento fa solo luce calda. Oh, una bella luce fredda che per il content è anche meglio. Super contenti. E ora fatemi fare una cosa. Immagina che questo rettangolo rappresenti una corda e sia la motivazione. Agli opposti abbiamo i due tipi di motivazione, intrinseca ed estrinseca. Nella motivazione intrinseca sei guidato da un fattore interno,
Suono perché mi piace, mi alleno perché voglio tenermi in forma, faccio video perché adoro creare contenuti. La motivazione estrinseca invece è diversa perché è guidata da ricompense. Quindi suono perché voglio spaccare come il mio cantante preferito, mi alleno perché voglio fare foto e metterle su Insta e prendere dei like e magari beccare qualche ragazza, e faccio video perché voglio diventare famoso e ricco come il mio youtuber preferito. E non dovrei neanche dirti quale sia la scelta giusta. E mi raccomando, lascia da parte fama e ragazze. La motivazione intrinseca è molto più efficace, soprattutto nel lungo termine. Il problema è che alle volte può essere difficile da trovare. Hai quindi bisogno di consapevolezza per capire se lo stai facendo solo per ricevere apprezzamenti o se lo fai perché lo trovi appagante e ci trovi un motivo intrinseco dietro. E non è sempre così ovvio. Bisogna chiedersi qual è il vero scopo, qual è la vera ragione che ti muove a fare le cose perché appunto non ci sono ricompense esterne. Perché nella motivazione intrinseca, che è la migliore, la ricompensa è l'attività stessa. Quindi trova qualcosa che ti piace fare e fallo il più possibile. Ci vediamo alla prossima. Ciao!